Non è la morte che mi spaventa, ma l'attimo prima, che mi terrorizza. Vedere il passato in una serie di immagini, rivivere i momenti più intensi della vita, pensare a ciò che avresti voluto fare e non hai potuto, dire ti amo, ti voglio bene per l'ultima volta, sapendo che non ci sarà un domani. Tutte le cose che avresti voluto dire prima di lasciare questo mondo, vedere l'ultima immagine della vita bloccarsi, e oltre quelle immagini, nulla. Nulla che parla di te se non il ricordo per chi sei stato importante. Passeranno anni, 1, 2, 3, 10, 100, e sarai dimenticato. Di te rimarrà solo una foto sbiadita sulla lapide, come milioni di altre. Ho visto i miei uomini morire uno dopo l'altro! Beati loro! Ancora se ne vanno da questo portello! Mio figlio. Vedere il passato in una serie di immagini, rivivere i momenti più intensi della vita, pensare a ciò che avresti voluto fare e non hai potuto. Dire ti amo, ti voglio bene per l'ultima volta, sapendo che non ci sarà un domani. Tutte le cose che avresti voluto dire prima di lasciare questo mondo. Vedere l'ultima immagine della vita bloccarsi. E oltre quell'immagine, nulla. Dov'è? La morte. Eccola qua. Papilio. Un insetto così innocuo per raffigurare la morte. Mio caro Papilio, da te dipende il mondo. Spero non arrivi mai il momento. Tutto sarà perduto. E tu sarai libero di volare e distruggere tutto. Tutto. Cazzo! Ma perché proprio noi, porca puttana? Cazzo, amico, morire per un niente! Ho per una tempesta di batteri, che differenza c'è? Muori e basta! Nulla che parla di te se non il ricordo per chi sei stato importante. Passeranno anni, 1, 2, 3, 10, 100, e sarai dimenticato. Di te rimarrà solo una foto sbiadita sulla lapide, come milioni di altre. Cazzo, il segnale! Tra meno di un'ora ci saranno addosso, dobbiamo muoverci! Non sta partendo, non sta partendo! Attenzione, gli ordini sovietiani, è finita! Questa non è la guerra giusta! Questa non è la guerra giusta! Esistono guerre giuste, dillo a quelli che ci stanno massacrando! Le guerre si fanno in due, lo capisci? Che se ne sei? Dio, chiaro di piantarlo! Stanco! Sono stanco di chiedere per le mie urla, vorranno che lo facciano! Come chiedere per terra! Ho paura, capisci? Ho paura! Non passa. Non passa la paura, lo capisci o no? Il Dio che preghi dovrà spiegarmi molte cose. Non esiste un Dio che voglia la distruzione dell'uomo.
Sono un uomo che uccide. Uccide l'uomo, non la sua fede. E allora perché ammazzi? Ammazzo? Perché prima di essere un cristiano sono un egoista. E un egoista fa tutto per salvare la propria pelle. Il cristiano invece no. Il cristiano chiede perdono. Il cristiano chiede perdono, fratello, capito? Perdono! Non è la morte che mi spaventa, ma l'attimo prima che mi terrorizza. La distruzione si può evitare. Io non voglio essere complice di uno sterminio di vite innocenti. Io voglio avere la coscienza pulita. Ricorda che domani i nostri figli non vedranno il sole sorgere, perché il sole non sorgerà per nessuno, se tu lo vorrai. Al cacciatore basta prendere la mira per diventare parte del corpo della sua preda. La notte è finita.